Ciao, eccoci qui per un altro tutorial. Ho pensato questa volta ad una scatola aperta, tipo questa, che può diventare un portabarrette o anche un porta buste di cioccolata, piuttosto che un porta quello che volete voi, insomma. Eccola qua, avanti e dietro. Allora, qua ci sono le misure, sono in pollici, ne ho fatta anche una versione con la base un po' più larga, che sarebbe questa. Quando ci sono cose magari un po' più luminose o insomma a piacere, io oggi realizzerò questa. Ho già pretagliato il rettangolo che ci serve, che è praticamente lungo 8 pollici per 10 pollici. Eccolo qua, 8 pollici, vediamo se si vede così, 8 pollici per 10 pollici. Perfetto. Vediamo un attimino di metterla così almeno vedete. Ok, le pieghe. Allora, le pieghe da fare sono sulla 10 pollici, abbiamo soltanto due pieghe da fare, a 6 e a 7. Perciò procediamo. Abbiamo detto questo a 6, abbiamo detto a 6, giusto, e a 7. Perfetto. Invece le pieghe da fare sull'8 pollici sono diverse. Sono allora a 1, a 2. Poi giro il foglio e faccio anche di qua a 1 e a 2. Perfetto, queste sono le pieghe che ci servono. Procediamo con il taglio. Allora, metto qualcosa così capite meglio. Allora, praticamente dobbiamo andare a tagliare questo così, sicuramente taglieremo questa e questa, però lo faccio dopo con la taglierina per andare dritta. Per ora procedo a tagliare ancora questo e questo. Poi vado a smussare come al solito questi angolini, mi servono. Qui e qui. Ok. Sistemo la mia taglierina e vado a togliere i pezzi in eccesso. Okay, mi aiuto posizionandoli bene. E questo. Questo, diciamo, faccio così. Su questo così vedo meglio. Ok, se sono dritta, perfetto, benissimo, la scatolina è praticamente fatta. Pieghiamo bene le linee. Ecco
Allora, questo non è quasi necessario incollarle perché vedete che l'importante è incollare dritte queste, così è facilissima da fare. Allora, un po' di nuovo. L'importante è andare dritti e incollarle bene. Perfetto. Ecco fatto. Poi per l'interno avevo già pretagliato una striscia da 3 e 7 ottavi per 5 e 7 ottavi, che è questa che ho abbellito con qualche fiocco di neve e andrà incollata praticamente qua dentro. Allora, siccome non mi piacciono queste punte, con questo attrezzetto vado ad arrotondarle e lo faccio anche qua. Arrotondato queste punte, ecco fatto. Allora, poi ho già anche preparato la decorazione frontale, e questa è praticamente 3 e 7 ottavi più 2, si vede 2 e 7 ottavi. Ok, questa l'ho usato, questa goffratura praticamente era di regalo nella Big Shot quando l'ho preso. Ok, questa la attacchiamo qua. Allora, procediamo intanto a attaccare il retro. Poi attacco anche la parte frontale. Poi per fare in fretta ho preparato anche due belle tazzotte della cioccolata, che direi metterò qua. Questa è una fustella che avevo preso su Amazon, è molto carina, ne promettevano due ma ne è arrivata una sola. C'era anche un altro tipo di tazza. Ecco fatto il sentiment che non può mai mancare. Ecco qua. Dietro ho preparato un altro rettangolo. Le misure sono queste, 3 e 3 quarti per 5 e 3 quarti. Qui avevo messo anche praticamente questa davanti. In questo caso la lascio semplice, arrotondo sempre questi due angoli. Direi che non sta male. Un po' di bianco. La scatola praticamente è già pronta, è semplicissima, poi ciascuno l'abbellisce un po' come vuole. Io poi penso che farò due buchini qua e metterò sicuramente anche un nastrino. Eccole qua.
poi la fantasia vostra, la completerete, insomma. Sceglierete altri colori, altre decorazioni. Comunque la scatolina è così.